di Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, siamo riuniti nella gioia del Signore per celebrare questa Eucaristia, in questo giorno in cui ricordiamo la festa del Tempio di Sant'Antonio. Siamo invitati a guardare veramente a lui, a Sant'Antonio, perché la nostra vita possa parlare, di Dio, possa parlare di amore, possa parlare di gioia, di pace e di perdono. Siamo venuti anche come famiglia francescana per pregare per la nostra sorella Raffaella, madre di padre Michele. L'8 gennaio ha lasciato questo mondo per essere accolta dall'abbraccio di mio padre. Ci prendiamo con lei, prendiamo con San Michele e la sua famiglia. Celebriamo la prima domenica di Quaresima. Una domenica di Quaresima è dedicata alle tentazioni di Gesù sperimentate nel deserto. Episodio che ci ricorda come anche noi con Gesù abbiamo la capacità, la forza di vincere il male, di vivere nel bene. All'inizio di questa Santa Messa vogliamo chiedere perdono per tutte le volte che abbiamo invece ceduto alla tentazione, per tutti i peccati commessi con le nostre parole, con la nostra bocca, quando abbiamo parlato male, quando con le nostre parole abbiamo ferito gli altri. Per questo invochiamo la misericordia del Signore. Signore Gesù, che per mezzo della fede fai dell'acqua e dello Spirito Santo un sacramento di vita eterna, apri pietà di noi. Cristo Gesù, che con il dono del tuo Santo Spirito ci guidi e ci sostieni nelle prove della vita, abbi pietà di noi. Signore Gesù, che con il tuo sangue hai sigillato un'alleanza più forte del nostro peccato, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio paziente e misericordioso, che rinnovi nei secoli la tua alleanza con tutte le generazioni, disponi i nostri cuori all'ascolto della tua parola, perché in questo tempo che tu ci offri si compie in noi la vera conversione. Del nostro Signore Gesù Cristo, Figlio che è Dio, e vive regna con te l'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
e nello spirito andò a portare l'annuncio anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua malignità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Quest'acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi, non porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli. Vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto». Carissimi fratelli e sorelle, innanzitutto permettete di esprimere la mia gioia per avere questa possibilità oggi di condividere con voi questa celebrazione eucaristica, per questo giorno così importante, per questa basilica, per questa valle e la sua devozione a Sant'Antonio. Ecco, ringrazio davvero di cuore Padre Sabino, guardiano e rettore di questa basilica, per questa opportunità, insieme a lui tutta la fraternità dei frati di questo convento. Io saluto Don Biagio e tutti voi, carissimi fratelli e sorelle devoti di Sant'Antonio. E come dicevo, ecco, all'inizio della Santa Messa, questa festa della lingua di Sant'Antonio trasmette subito questo invito. Un invito e una verifica sulla nostra vita, per permettere che essa parli sempre più di Dio, perché la nostra vita comunque parla, parlano le nostre parole, parlano le nostre azioni, parlano le nostre testimonianze, e la nostra vita deve essere una parola di bene per gli altri, una parola del Vangelo, cioè un annuncio di bene per la nostra vita e quella degli altri. Al termine di ogni Vangelo, ecco, all'inizio cioè del Vangelo, noi facciamo un segno particolare, ci tocchiamo con la croce, ci segniamo sulla croce, ci segniamo sulla fronte, sulle labbra e nel cuore.
Ecco, tre gesti che facciamo prima di ascoltare il Vangelo proprio a significare che il nostro auspicio è che quella parola tocchi i nostri pensieri, tocchi le nostre labbra, cioè le nostre parole, la nostra lingua, tocchi il nostro cuore, che tutto sia plasmato da questa parola perché la nostra vita possa parlare di Dio. E questo tempo della Quaresima che abbiamo da poco iniziato. Il deserto nella Bibbia è anche il luogo della fedeltà di Dio, perché nei 40 anni dell'Esodo Dio è rimasto fedele al suo popolo nonostante le tante infedeltà degli israeliti e ha accompagnato, li ha accompagnati fino alla terra promessa. Soprattutto questi due ultimi significati del deserto, ecco, come luogo di ascolto e come luogo di fedeltà, mi sembrano essere richiamati dalle letture di questa prima domenica di Quaresima dell'anno B. Possono essere un po' sintetizzate da questa frase del libro di Osea, dove Dio dice per mezzo del profeta: ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore, ti farò mia sposa per sempre. Ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Allora è il deserto, la Quaresima, il luogo in cui Dio vuole parlare al nostro cuore e stringere e rinnovare il suo patto di alleanza, di fedeltà, nell'amore. E appunto questi mi sembrano i messaggi principali di queste letture che abbiamo ascoltato. Innanzitutto il Vangelo. Il Vangelo, con questo piccolo passo di Marco, ci fa fare un passo indietro, perché ci fa ritornare all'inizio del ministero pubblico di Gesù. In pochi versetti Marco condensa tante cose. Ecco, che cosa è avvenuto? Gesù ha ricevuto Antonio di Padova. Ecco, ricordo quello che Papa Francesco ha detto il 1 novembre scorso, parlando dei santi. Diceva che i santi sono persone attraversate da Dio, e diceva: possiamo paragonarli alle vetrate della Chiesa che fanno entrare la luce in diverse tonalità. I santi, diceva, sono fratelli e sorelle che hanno accolto la luce di Dio nel loro cuore e l'hanno trasmessa al mondo. Sono stati trasparenti, hanno lottato per togliere le macchie e l'oscurità del peccato, così da far passare la luce gentile di Dio. Questo è lo scopo della vita, diceva, far passare la luce di Dio, e questo è anche lo scopo della nostra vita. Allora, queste parole di Papa Francesco parlano della vita di Sant'Antonio, persona attraversata dalla luce di Dio, persona, uomo trasparente, che ha trasmesso questa luce del Signore attraverso il suo ministero, il ministero di un predicatore, quindi attraverso la sua voce, la sua bocca, la sua lingua. Con la sua voce, la sua parola è stata una parola trasparente, senza male, senza malizia, ha trasmesso la luce del Signore e ci invita a fare lo stesso, fratelli e sorelle, far sì che la nostra vita possa essere attraversata da Dio e i nostri pensieri, le nostre parole, la nostra bocca possa essere trasparente per far passare il chiarore dell'amore di Dio. Ecco, chiediamo questo a Sant'Antonio, perché la nostra lingua, la nostra parola, la nostra vita possano essere una parola di bene che benedice come è stata la sua vita. Concludo con questa preghiera, preghiera che lo stesso Sant'Antonio scrive al termine del suo sermone per questa prima domenica di Quaresima, in cui dice: noi per i quali il Signore è venuto nel grembo della Vergine e ha subito il patibolo della croce, istruiti dal suo esempio, andiamo nel deserto della penitenza,
e con il suo aiuto reprimiamo la cupidigia della gola, il vento della vanagloria e il fuoco dell'avarizia. Adoriamo anche noi colui che gli arcangeli stessi adorano, serviamo colui che gli angeli servono, colui che è benedetto, glorioso, degno di lode ed eccesso nei secoli eterni, e tutto il creato dica Amen.
sempre più al sacrificio che santifica l'inizio della Quaresima, tempo favorevole per la nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i vostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli consacrò l'istituzione del tempo penitenziale con il digiuno di 40 giorni e, vincendo le insidie dell'antico tentatore, ci insegnò a combinare le istruzioni del peccato, perché celebrando con spirito rinnovato il mistero pasquale possiamo giungere alla Pasqua eterna. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della sua gloria. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del suo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesso nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo cuore. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Felice e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati della nostra sorella Raffaella, che è chiamata a te da questa vita,
come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua resurrezione. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, Sant'Antonio e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito del Signore e formati alla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei in vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: ti lascio la pace, ti do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace. Agnello di Dio,
Preghiamo. Il pane del cielo che ci hai dato, Padre, alimenti noi la fede, accresca la speranza, rafforzi la carità e ci insegni ad aver fame di Cristo, pane vivo e vero, e a nutrirci di ogni parola che esce dalla tua bocca. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima di benedire e distribuire il pane e affidarci a Sant'Antonio, permettetemi di ringraziare il Padre Provinciano che è venuto tra noi per presiedere l'Eucaristia di questo giorno particolare in cui ricordiamo la traslazione delle reliquie del Santo a Padova, in modo particolare quella lingua che rimase incorrotta e che Bonaventura da Bagno Reggio, ministro generale dell'Ordine, volle declamare e lodare con una strofa particolare, ritenendola una lingua benedetta perché aveva sempre lodato Dio. Ringrazio Don Biagio che insieme con noi ha condiviso questa Eucaristia che abbiamo ricordato con la mamma di Padre Michele. Padre Michele, grazie a tanti che nei giorni del funerale, nei giorni successivi, gli hanno manifestato questa valle particolare vicinanza e soprattutto preghiera per la valle. Ecco, questa è anche l'occasione, come già avrete notato, per i foglietti che vi sono stati distribuiti, ma anche per i manifesti che sono affissi alle porte di questa basilica, per ricordare quelli che saranno gli appuntamenti che vivremo con Sant'Antonio di qui fino alla festa del 13 giugno. Ecco, quest'anno vivremo un momento particolare, dal 20 marzo per tutti i martedì fino al 12 giugno si atterreranno le 8 comunità della nostra valle vitulanese, alcuni paesi in cui la devozione antoniana è particolarmente sentita per dare onore a Sant'Antonio. Alle ore 21 celebreremo l'Eucaristia all'altare del Santo, pregheremo in modo particolare per i tanti devoti, vivi e defunti di Antonio di Padova. Sarà un'occasione per crescere sempre più nella conoscenza, soprattutto del messaggio di questo grande dottore evangelico, dottore della Chiesa. Ecco, poi è anche un'occasione così per annunciare le date delle uscite di Sant'Antonio, in modo da prepararci, ma soprattutto da affrontarle. Il 29 aprile, domenica 29 aprile, vivremo la calata del Santo dalla Libia. Poi, domenica 6 maggio, Sant'Antonio farà visita alla comunità di Cacciano di Ottana. Domenica 13 maggio visiterà quella di Tocco Caudio. Domenica 20 maggio, invece, sarà a Campoli del Monte d'Afone. E poi, da giovedì 7 fino a domenica 10 giugno, sarà in visita alla comunità, la sua comunità di Vitulano, con un riferimento particolare alla Chiesa della Santissima Trinità. Ecco, vi ricordo poi che giovedì 22 febbraio, dalle ore 21 alle ore 22, vivremo sempre qui nella Cappella di San Rocco, l'ora di adorazione eucaristica con la catechesi. Poi da domenica 25 febbraio inizieremo il primo esercizio della Via Crucis alle ore 16:50, alle 5:10 inizierà la Via Crucis per terminare alle 5:30 quando ci sarà la celebrazione dell'Eucaristia. Adesso benediremo i pani quotidiani del Santo di Padova, il segno di quella carità da vivere sempre nel nostro quotidiano. Ci affideremo al Santo di Padova con la supplica. Ecco, dopo la benedizione finale che sarà impartita con la reliquia del Santo, si potrà venire qui per baciare la reliquia e ritirare i pani. Ecco, affidiamoci al Santo di Padova. E infine, grazie a tutti voi che con la vostra presenza ricordate e onorate Antonio di Padova.
Dio nella sua provvidenza cura anche delle cose più piccole e umili. In suo nome la Chiesa le benedice, perché quanti se ne servono corretta e devota intenzione di Sant'Antonio siano attratti verso le realtà invisibili e benedicano il Padre, sorgente di ogni bene mirabile nei suoi santi. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Signore sia con voi. Prega. Signore Gesù Cristo, degnati di benedire questo pane, come hai benedetto i cinque pani nel deserto, e concedi a quanti se ne ciberanno con fede di ottenere per intercessione di Sant'Antonio, Corridore dei poveri, di essere sempre fortificati dal tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Supplica a Sant'Antonio. Oh, glorioso.